Lo scorso 8 aprile è stato pubblicato il testo che Papa Francesco ha scritto alla luce delle riflessioni emerse nei due sinodi sulla famiglia, quello straordinario del 2014 e quello ordinario dell'anno successivo. L'esortazione apostolica Amoris Laetitia, la gioia dell'amore. È quello che vuole appunto ricordare a tutti noi, è di non scordare mai la bellezza del sacramento, del matrimonio, quella gioia di essere famiglia, di camminare insieme per mantenere un amore forte, pieno di valori come la generosità, l'impegno, la fedeltà, la pazienza. Ed è qui che Papa Francesco vuole ripartire affinché la Chiesa possa aiutare i coniugi a vivere il matrimonio con entusiasmo, accompagnandoli nel loro impegno e nelle loro difficoltà quotidiane. Allora racconteremo che cosa, qui siamo noi, racconteremo che cosa significhi oggi essere famiglia e lo faremo naturalmente con la testimonianza concreta dei nostri ospiti. E ad accompagnarci è tornato, è qui con noi Monsignor Vincenzo Paglia, ben arrivato, presidente. Grazie. Del Pontificio Consiglio per la Famiglia, che ovviamente ha seguito passo dopo passo, direi, insomma, i lavori sinodali che hanno portato alla stesura dell'attesa esortazione apostolica Amoris Laetitia. Allora, ben tornato. Grazie. Ecco, secondo molti, a giudizio di molti, l'Amoris Laetitia è davvero un documento che segna una svolta proprio nell'incontro della Chiesa con la famiglia. Allora vorrei chiederle se è d'accordo e quali sono a suo giudizio i passaggi fondamentali dell'esortazione. Ma questa esortazione si lega strettamente a quello che è Papa Francesco, a partire dalla Evangelii Gaudium. Io ricordo ancora fin dall'inizio quando Papa Francesco disse: noi non abbiamo bisogno di trovare definizione della famiglia, noi dobbiamo vedere come oggi sono le famiglie, come esse vivono nel mondo, quali speranze, quali problemi, quali dolori, quali aspettative. E la famiglia in tutta la sua realtà, i genitori, i figli, non dimentichiamo i nonni e neppure i nipoti. Questo sguardo di amore verso la famiglia, Paolo VI, quando terminò il concilio, parlò di uno stile di simpatia immensa. Ecco, io direi che questo testo è segnato da una simpatia immensa per le famiglie. La Chiesa vuol dire: care famiglie, comunque siete, vi vogliamo bene. Anzi, tutto quello che siete, sia nelle gioie che nei dolori, è parte mia e nostra. Quindi, come dire, una grande lettera d'amore, una grande lettera di preoccupazione e anche di speranza, perché il Papa sa bene che la famiglia tiene letteralmente in vita sia la Chiesa che la società. Togliamo la famiglia, terminerà la Chiesa e terminerà la società. Tant'è vero che insomma Papa Francesco ha esortato la Chiesa a farsi famiglia. Esatto. In questa esortazione apostolica, ma poi si è indirizzato, come diceva lei, alla famiglia molto concretamente, no? Nei passaggi, nei momenti di gioia, di dolore, il bello, il cattivo tempo. A suo giudizio, Monsignor Paglia, quali sono in questo momento i maggiori bisogni delle famiglie? Di essere aiutate, capite e accompagnate, perché le situazioni ovviamente sono diversissime in Occidente, in Oriente, nel Nord, nel Sud, quindi ogni regione ha una sua tonalità. Però c'è, per un verso, un desiderio profondo di tutti a volere la famiglia. Per altro verso, la cultura non aiuta, perché, come dire, l'amore per sempre, oggi in genere, come dire, il forever, lo diciamo, non so, per la squadra di calcio, il mio club forever, dire a mia moglie forever comincia a essere... Ecco, noi abbiamo bisogno invece di riscoprire la necessità di un amore che duri, di un amore che resista, di un amore che accompagni i figli mentre crescono. È la stabilità quella che oggi noi chiediamo, proprio mentre i legami si sciolgono, si ricompongono. Un amore per sempre che non è una bella favola, ma è appunto un cammino. Esatto. In questo senso la Chiesa che ruolo può avere? Che compito le spetta? Quella di essere, mi permetta di dir così,
di essere una madre, come dire, inflessibile nel senso infrangibile. Ci sta sempre. Il matrimonio è indissolubile, certo, ma è ancor più indissolubile il rapporto della Chiesa con le famiglie, anche quando si rompono. Nessuna famiglia dovrebbe pensare: la Chiesa mi ha abbandonato. E questo tutti lo dovremmo dire. Allora, coinvolgiamo i nostri telespettatori su questi temi. Andiamo da Eugenia per i contatti, naturalmente. A te. Sì, fateci sapere quali sono i momenti più belli vissuti con la vostra famiglia e che vivete quotidianamente in famiglia, ma raccontateci anche quali sono stati i momenti di difficoltà che avete dovuto affrontare insieme. E poi, se avete avuto modo di leggerla, condividete con noi le vostre riflessioni sull'esortazione apostolica Amoris Laetitiae. Fateci sapere tutto questo telefonandoci al nostro numero verde, l'822-8896, e lasciandoci un messaggio in segreteria, oppure potete scriverci a siamonoi@tv2000.it, mandarci un tweet @siamonoitv2000, o se volete c'è anche la nostra bacheca di Facebook. Allora, io voglio dare subito il benvenuto anche a Lucia Miglionico e Giuseppe Petracca Ciavarella. Ben arrivati. Grazie. Che bella coppia. Sono, sì, direi proprio di sì, marito e moglie. Sono stati uditori al sinodo straordinario che si è svolto, lo ricordiamo, dal 5 al 19 ottobre 2014. Eccoli con Papa Francesco. Ecco, adesso li vediamo insieme a Papa Francesco. Erano referenti regionali per la regione Puglia per la pastorale familiare, ma soprattutto sono una famiglia, genitori di 4 figli. Lucia, da quanti anni siete sposati? Siamo sposati da quasi 34 anni e il nostro amore, però, posso dire, giovane e ancora oggi è stato allietato dai nostri 4 figli, e ci apprestiamo ad essere adesso genitori di figli che si sposano. Quindi quest'estate il nostro primo figlio celebrerà a sua volta il suo matrimonio. Quindi la famiglia si cresce e si allarga. Che cosa significa per voi essere famiglia, Lucia? Noi siamo cresciuti un po' alla luce della Familiaris Consortio. Ecco perché viviamo questa Amoris Laetitiae come una consecutio temporum, cioè un qualche cosa che si prolunga nel tempo. Per noi famiglia significa innanzitutto essere innamorati, essere l'uno per l'altro coi piedi per terra, come dice Papa Francesco, coi piedi per terra, quindi vivere la quotidianità, vivere l'amore, essere aperti alla società, essere aperti alla vita, essere aperti soprattutto al nostro essere Chiesa. Quindi famiglia è un po' tutto quello che può esprimere la vita di due e più, mai da soli. Ecco, Giuseppe, secondo lei la famiglia oggi che cos'è? La famiglia, se vogliamo, è un elemento essenziale non soltanto della società, come diceva Monsignor Paglia, ma è un elemento essenziale anche nella Chiesa, perché senza le famiglie, ecco, il Papa ce lo ricorda, che le famiglie sono quelle che portano avanti l'educazione, che allevano i figli, e senza figli non si va da nessuna parte. Ecco. Giuseppe, secondo lei la famiglia che cosa ha perso, magari guadagnato in questi anni? Ha perso soprattutto di stabilità, perché soprattutto noi abbiamo la fortuna con mia moglie di lavorare nello stesso posto, siamo dello stesso paese, quindi lavoriamo nello stesso paese dove che siamo nati. Però per alcune situazioni ci possono essere questi allontanamenti dovuti al lavoro, quindi separazione da parte del marito e moglie, i figli con chi vivono, con i nonni, e questo sicuramente contribuisce. Ecco, questo, la Chiesa ci può aiutare, sì, ma è soprattutto la società che deve prendersi l'impegno cura di questa famiglia. Ecco, Papa Francesco, Lucia ha più volte usato questa espressione, gioie e dolori, l'ha fatto anche Monsignor Paglia. Quali sono stati per la sua famiglia i momenti di maggiore difficoltà? Cioè, 34 anni di matrimonio sono tanti. Diciamo che all'inizio è stato soprattutto questo abituarsi a vivere insieme. Perché il segreto di fare la famiglia,
Cioè, famiglia non si nasce e soprattutto famiglia non si diventa con la celebrazione del matrimonio, vuoi in chiesa, vuoi una firma sul comune. La famiglia nasce dal viversi insieme. Ecco perché è fondamentale, per esempio, l'accompagnamento delle giovani coppie da parte di famiglie stabili o di famiglie vissute, perché bisogna prima di tutto imparare a viversi insieme, e non è facile. Non è facile, non è stato facile per esempio per noi condividere insieme le stesse cose, nonostante venissimo da 10 anni di fidanzamento. 34 più 10. 34 più 10. Che fa 44. Fa 44. E ci auguriamo di arrivare ad altrettanti. E, ecco, la pazienza. Quando Papa Francesco dice imparare ad essere pazienti, beh, io penso che Peppino in particolare l'esercizio della pazienza lo ha sviluppato, lo avevo immaginato vagamente, oltremodo, anche perché non è stato, cioè non è facile convivere con una moglie che ha un caratterino un po' particolare, però altrettanto poi diciamo che altri momenti sono stati quando abbiamo incontrato anche noi la malattia. Siamo medici tutti e due, lavoriamo nella Casa Sollievo della Sofferenza, all'ospedale di San Pio, però abbiamo vissuto anche la malattia dei nostri figli, la malattia in prima persona, la malattia dei genitori. Ecco, è stato in quei momenti dove abbiamo vissuto la maggiore difficoltà, ma grazie a una famiglia d'origine e soprattutto la nostra palestra, la parrocchia, la comunità che ci ha sempre accompagnati, ha permesso di fare da collante anche in quei momenti difficili, anche quelle gioie e dolori diventano positivi. Allora, sugli anni di matrimonio, il nostro Gigi De Palo, presidente del Forum Nazionale delle Famiglie dal novembre 2015, bisogna ancora un po' galoppare, no, sugli anni di matrimonio. Sui figli più o meno ci siamo Gigi, siamo a 4 anche per te. E allora ti chiedo cosa vuol dire appunto per te essere famiglia, qual è la tua visione? Come dice appunto, no, questa esortazione, è qualcosa di estremamente complicato, molto complicato, ma è più bello rispetto a quanto è complicato. Ed è un po' l'invito che viene fatto, è l'invito che anche noi quando incontriamo le persone, anche con mia moglie, no, facciamo, perché oggi come oggi il desiderio del per sempre ce l'abbiamo tutti nel cuore. Io non credo che te, qualsiasi giovane, qualsiasi persona, ti piacerebbe essere amato a tempo determinato? No, ciascuno di noi cuore il desiderio di essere amato per questa vita e oltre. Se io mi sono sposato con mia moglie, lo dico sempre, non l'ho fatto solo per questa vita, voglio starci ancora, ancora e ancora, perché se l'ho fatto un po' incosciente, alla fine, come dicevano loro, no, stando insieme assumi una consapevolezza sempre nuova e effettivamente poi l'appetito viene mangiando. Però dobbiamo anche capire, e questa esortazione lo dice in maniera incredibile, che oggi, rispetto al passato, ci sono degli impedimenti molto più grandi. Ecco, quali sono i più grandi impedimenti? Il tema del lavoro. Conosco persone che vengono da parrocchia, che vengono dal mondo cattolico, dall'associazionismo, che vorrebbero sposarsi ma non hanno il lavoro, non hanno una casa e i genitori non sono in grado di aiutarli. Ecco, a queste persone, se antropologicamente hanno un desiderio molto chiaro, poi alla fine ci sono degli impedimenti molto concreti che non gli permettono di realizzare i loro sogni. Quindi credo che oggi il Papa questo lo descrive molto molto bene, ne elenca anche nella concretezza tutte le dinamiche. Dobbiamo anche cercare di lavorare, almeno per il nostro Paese, affinché questi impedimenti siano sempre minori. Perché la tristezza più grande è quando dei giovani non sono messi nelle condizioni di realizzare i loro sogni. Precari anche nell'amore, no? Precari anche perché il sogno e il desiderio, come ho detto, c'è. Questa. Sì. Ecco, Lucia, io vorrei venire alla vostra partecipazione al Sinodo. Intanto, che emozione è stata questa, trovarsi lì con Papa Francesco, insomma, portare la vostra esperienza familiare, di famiglia. Ancora oggi è il batticuore continuo, sia perché lo abbiamo saputo così. Cioè è arrivata una chiamata e, come dire, ci siamo sentiti un po' come i chiamati da Cristo, quando dice vieni e seguimi.
Poi quei giorni sono stati molto intensi. E se è vero che facciamo pastorale della famiglia da quando ci siamo sposati, è anche vero che in quei 15 giorni del sinodo siamo entrati proprio nel cuore, ecco, della famiglia. E secondo lei che cosa è emerso di particolarmente significativo? Qualcosa di talmente significativo che l'avete travasato subito nella vostra vita? Innanzitutto la concezione che se è bello sentir parlare di famiglia, ancora più bello è la testimonianza. Lì abbiamo potuto vedere, c'è stata tutta l'analisi delle sfide, però è stato stupendo quando venivano fuori i seminaverbi. E quindi l'idea e il concetto che famiglia si può e si deve essere, il sogno dei giovani va non soltanto coltivato, ma va alimentato. Ecco, va sostenuto. E dal sinodo è venuto quello fuori soprattutto. Voi lì avete partecipato come padri sinodali, oggi siete pellegrini sinodali. Giuseppe, lo chiedo a lei, che cosa significa? Significa che gli impegni che prima erano parecchi, adesso sono diventati molto di più. E quindi, cioè, che cosa fanno i pellegrini sinodali? Pellegrini sinodali portano la testimonianza, portiamo la nostra testimonianza, non soltanto quella dei momenti che abbiamo vissuti al sinodo, ma anche del nostro essere famiglia, nei posti dove che ci chiedono questa testimonianza. Recentemente siamo stati a Reggio Calabria, ma da Reggio Calabria siamo passati a Bergamo, siamo passati a Verona. Quindi giovani coppie. Sì, giovani coppie, famiglie, gruppi famiglia che ci chiedono anche la partecipazione, dove possiamo partecipare. Monsignor Paglia, fanno un lavoro incredibile, no? Come pellegrini sinodali, esatto. Davvero. E io però le chiedo, a suo giudizio, alla luce della Amoris Laetitia, anche la pastorale familiare va un po' cambiata o no? Io direi che è troppo stretto parlare di pastorale familiare. Non è il problema oggi di renderla migliore. Il problema è cambiare registro completamente. E cioè? E cioè rendere familiare tutta la pastorale. E a dire che ci vogliono due acceleratori. Il primo acceleratore in parrocchia o nella chiesa. Tutta la chiesa deve essere famiglia, se no non capisce. Ma anche tutta la società deve essere famiglia, altrimenti la politica, se non capisce la famiglia, come fa a pensare ai giovani, ai bambini, agli anziani che crescono, alle famiglie che hanno bambini magari malati, eccetera? Fanno tutte politiche che magari sono ovviamente importanti, ma se si dimentica la famiglia diventa drammatico per il futuro del paese. Prendiamo in Italia, se l'Italia è un paese dove la natalità si abbassa e gli anziani crescono, è chiaro che noi fra 20 anni è un problema. Per esempio, se come accade in Italia crescono le famiglie con un figlio solo e già è un positivo, fra 10 anni tutti questi figli, quando sentiranno il nome fratello, si chiederanno che vuol dire il nome sorella e che vuol dire, come l'araba finisce. Ecco perché questi due acceleratori, la famiglia, la parrocchia più familiare e anche la società più attenta alla famiglia. Tu parlavi prima, appunto, elaborando l'Amoris Laetitia, parlavi appunto degli impedimenti che Papa Francesco elenca in maniera analitica. E poi ci sono però altri aspetti, quelli della fragilità della famiglia. Mi riferisco ai litigi, ai momenti di crisi, alle incomprensioni. E allora io ti chiedo, abbiamo sentito qualcosa qui, perché qui 34 anni mica si resiste così, a rimanere uniti, cosa serve? Qual è il collante? Me lo domando ancora oggi, nel senso che dopo i piatti tirati a cui fa riferimento spesso Papa Francesco, che sono consuetudine in una famiglia, perché una famiglia si litiga, che cosa ti spinge a rimanere unito? Il fatto, come dicevo prima, che è più bello rispetto alla difficoltà. Se io sto ancora e se ogni giorno voglio stare con Anna Chiara è proprio perché ho percepito che in quelle difficoltà si cresce. Papa Francesco dedica un capitolo molto bello sul tema della crisi. Ecco, la crisi è la capacità di dire sì ogni giorno e rafforzando quel sì. Con tanta comprensione e misericordia, io direi. Ecco, no? La cosa bella è che proprio c'è proprio questa comprensione, sembra una esortazione scritta
da un laico, cioè da una persona che, non so, da un testimone delle litigate tra me e mia moglie, da un testimone delle difficoltà che ci abbiamo con i figli. Questa è la cosa bella. Ma la cosa ancora più bella è la prospettiva che lascia. Appunto, le crisi non sono una cosa da rifiutare, sono una cosa da prendere, elaborare, masticare, perché ti danno una forza maggiore. E se è vero che le difficoltà rafforzano i rapporti familiari, ne sono la prova Simona e Nicola Ciglio. Insieme ai loro bambini hanno vissuto un momento di difficoltà economica quando entrambi nello stesso periodo hanno perso il lavoro. Ma questo, da quanto accade diversamente in altre famiglie, li ha uniti anche di più. Vediamo un po' la loro storia. Era tanti anni che il babbo non lo sfogliava, quest'album. Noi ci siamo conosciuti al lavoro, io e Nicola, perché lavoriamo in due aziende che fanno parte dello stesso gruppo. Ci siamo fidanzati nel 2004, ci siamo sposati nel 2006 e siamo qui. Fino a che non ho incontrato Simona, magari non era così automatico, no, pensare a creare una famiglia. E invece poi, evidentemente per una questione di alchimia, di chimica e quant'altro, è stato poi uno dei primi pensieri e dei desideri più forti che naturalmente, insomma, ho avuto. C'è anche il rischio, diciamo, di lavorare nello stesso gruppo, nella stessa azienda, e quello che naturalmente, se le cose vanno male per entrambi, e quindi si è completamente scoperti. E quando è iniziata la crisi e le nostre aziende hanno perso i contratti principali, è iniziata la solidarietà. Per me è una solidarietà importante al 90% e per Nicola invece di meno, ad alti e bassi, e quindi la vita cambia completamente, cambia la gestione della giornata. Non dico dall'oggi al domani, ma nel giro di pochi mesi la situazione anche economica del bilancio familiare si è compromessa abbastanza, sempre con l'obiettivo di difendere anche la nostra famiglia, insomma, naturalmente. Ci siamo appoggiati vicendevolmente, nonostante magari dentro di noi avessimo comunque delle incertezze, dei dubbi che si insinuavano anche sul futuro. Sono crisi che uniscono, che rafforzano, che cementano tra le due. Si riscopre, perché lo si riscopre tutti i giorni, ce lo si dimentica sempre, che cosa vuol dire affidarsi, insomma, al Signore e ai piani alti, perché poi fondamentalmente tutto tende al bene se si affrontano le difficoltà con la serenità. Concomitanza con questi periodi di crisi, poi abbiamo cominciato a frequentare anche un gruppo delle giovani famiglie della nostra parrocchia, che ci ha aiutato, può dare tanta forza, insomma, per superare momenti di difficoltà. Adesso abbiamo vinto nuovamente questi contratti, siamo sovraccarichi di lavoro, quindi siamo ripassati all'eccesso opposto, che non hai un attimo di tempo per far nulla. Lato positivo anche di quello, dire intanto godiamo anche giorno per giorno, in maniera importante, in maniera intensa, quello che c'è adesso. Quelle volte quando ci si dimentica che tutto tende al bene, perché il Signore fa in modo che tutto tende al bene, chi te lo ricorda sono i bambini, basta vederli e te lo ricordi subito. Allora, Simona e Nicola testimoniano l'importanza del sacramento del matrimonio, ma poi, Monsignor Paglia, c'è quella parola che è proprio il titolo dell'esortazione, Amoris, si parte da lì. Sì. Ecco, in questa lunga esortazione c'è il capitolo quarto che parla dell'amore. Durante il sinodo questo tema non è stato affrontato. L'esortazione riprende molti passaggi del sinodo, ma questo sull'amore è nuovo, lo ha scritto il Papa completamente, ed è importante che ha scelto non il noto cantico dei cantici, che a volte sa un po' di romanticismo, ma ha scelto il brano di San Paolo, dove si dice che l'amore, la lettera del primo capitolo, prima Corinzi capitolo 13, dove si dice che l'amore è una cosa robusta, non è il romanticismo del sentimento che oggi c'è e domani non c'è,
perché lei virgo di molti dice, quando c'è l'amore c'è tutto, dipende che tipo d'amore, se è l'amore sentimentale e il giorno dopo non c'è, e se ti prende, come dire, un innamoramento, che fai? Si abbandona tutto. L'amore di cui parla il Papa invece, riprendendo Paolo, è un amore che tutto spera, tutto sopporta, tutto crede, tutto perdona, che è benevolo, che è benigno. In questo senso è forse il capitolo tra i più importanti di questa esortazione apostolica, perché l'equivoco nella Chiesa e anche nella società è che l'amore di cui si parla è l'amore, un sociologo direbbe liquido, Bauman, l'amore liquido, che oggi c'è e domani non c'è. E come dicevi tu giustamente, l'amore è una costruzione, non è un sentimento. E quel libretto che ha in mano Monsignor Paglia, Lucia, non è certo un libretto di istruzioni con regole di comportamento, no? Voi amate dire che è un vademecum da vivere. Ecco, come si può mettere in pratica nella vita di tutti i giorni, nella nostra vita, nella nostra realtà? Intanto con parlandone continuamente insieme e portandolo agli altri, ma poi soprattutto cercando di far risvegliare l'amore per la famiglia e l'amore per l'amore, quello vero, innanzitutto testimoniandolo in famiglia con i figli, perché se un figlio ti chiede mamma voglio sposarmi, nonostante i tempi, nonostante una società che spinge ad altro, vuol dire che forse qualcosa gliel'hai dato, certo. Qualcosa lo ha preso. E poi portandolo agli altri. Ecco, ieri Papa Francesco ha commentato la parabola del Samaritano, che secondo me è l'opera di misericordia più vera, più pratica, più applicabile. E quando dice vai, anche tu fa lo stesso, è quello. Quel vademecum che non devi leggere in una notte, come abbiamo fatto tutti un po' noi appena arrivato, diventa poi un qualche cosa che guida della tua vita. Ecco, ma lo ricordava anche Lucia prima, prendendo punto spunto dall'esortazione apostolica, una famiglia che però, Giuseppe, deve avere i piedi per terra. Che cosa vuol dire? I piedi per terra significa che, ecco, la famiglia oggi non è un ideale, la famiglia oggi è un sogno, ma un sogno che può diventare realtà solo se si guarda, come ha detto il Papa anche durante il sinodo, se si guarda a Cristo, perché se non abbiamo lo sguardo fisso su Cristo, le cose che facciamo diventano e sono soltanto cose umane, mentre il matrimonio, il sacramento, è un dono ed è una cosa che è al di fuori delle nostre possibilità, se le vogliamo analizzare così, e quindi dobbiamo necessariamente far riferimento a Cristo. Ecco, quando dice come amatevi come io vi ho amati, a causa del mio amore vi dovete amare, in questo senso qua. E quindi se noi non abbiamo questo sguardo sempre fisso, rivolto a Cristo, la nostra costruzione o le nostre costruzioni, i nostri ideali, i nostri sogni non si trasformeranno mai in una realtà concreta. Ecco, Gigi, diceva Massimiliano presentando, insomma, da qualche mese tu hai questa responsabilità, sei presidente del Forum Nazionale delle Famiglie. Adesso, alla luce della Amoris Laetitia, quali obiettivi, anche nuovi, vi proponete? O come li avete rivisti? Che sguardo nuovo avete posato su quegli obiettivi? Sicuramente la famiglia, alla luce di quanto se ne è parlato e di quanto se ne sta parlando, siamo convinti sia l'occasione di dialogo, almeno in Italia, con tutti e 60 milioni di cittadini italiani, perché è la cosa che accomuna tutti e non ci sono famiglie, bambini, papà e mamma che ci sono preclusi e che non vogliono sentirsi coinvolti in un progetto anche di coinvolgimento. Questa è la prima cosa, quindi è un'occasione di dialogo che abbiamo. La seconda è che sicuramente dobbiamo cercare di, come ho detto prima, togliere e lavorare affinché questi impedimenti vengano meno. Monsignor Paglia diceva giustamente, abbiamo una crisi demografica spaventosa in Italia, cioè stiamo dicendo in poche parole che non vogliamo esserci, abbiamo perso circa 500.000 bambini in meno di 50 anni, questo è un problema che riguarda tutti, non riguarda solamente le parrocchie o l'associazionismo cattolico o Monsignor Paglia o il Vaticano o il Papa, questo riguarda tutti gli italiani. E come si fa
a cambiare, a invertire la tendenza? In un paese dove se tu metti al mondo un figlio è una delle prime cause di povertà, dove le donne devono nascondere il pancione perché altrimenti vengono licenziate dal datore di lavoro, dove il desiderio di famiglia e di figli si attesta al 2, almeno 2 figli, e invece ne facciamo 1,32-35, cosa si fa? Ecco, noi stiamo cercando e dobbiamo lavorare tutti insieme, ma veramente allargando questa riflessione a tutti, per trovare una soluzione a questo tema, perché senza famiglia non c'è l'Italia, non c'è il mondo e non c'è la Chiesa, proprio come è stato detto. Ecco, Monsignor Paglia, lei ha partecipato, l'abbiamo detto, passo dopo passo, sì, a entrambi i sinodi. Adesso ci diceva del passaggio del capitolo sull'amore. Che cosa l'ha sorpresa però in tutte le esortazioni di più? Le ha fatto piacere, le ha procurato gioia trovare? Ha sentito che da lì arrivava sostegno anche per lei? La sorpresa più grande è stata questa, cioè che il Papa chiede ai vescovi, ai preti e a tutti i cristiani di guardare le famiglie come le guardava Gesù. E Gesù andava da tutte, nessuna esclusa, buone, meno buone, problematiche, sfasciate. Questo è il nuovo atteggiamento che l'esortazione il Papa ci chiede. Dobbiamo uscire dal gruppo dei perfetti per andarci a sporcare le mani, soprattutto con le famiglie che hanno più bisogno, per trovare almeno una scintilla di famiglia, per non spegnerla e per accompagnarla. Ringrazio Gigi De Palo, ringrazio Lucia e Giuseppe, tanti, tanti ancora anni di matrimonio, mi raccomando, con questo stesso spirito. Noi subito dopo la pubblicità continueremo a parlare di famiglie, soffermandoci su un tema che ne coinvolge moltissime, segnate appunto da fragilità e fallimenti, e che Papa Francesco esorta a non abbandonare, qui tra poco, dopo la pubblicità. Siamo noi, oggi stiamo parlando di famiglie. Papa Francesco, nella sua esortazione apostolica Amoris Laetitia, ha dedicato un intero capitolo alla cura di quelle famiglie ferite, sottolineando che proprio nell'anno della misericordia la Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati dall'amore ferito e smarrito, ridonando però fiducia e speranza. Allora, Monsignor Paglia, l'attesa maggiore è inutile nasconderlo, era relativa a possibili novità su un tema delicato, che è il tema della comunione per i separati e per i divorziati. Allora io vorrei che lei ci aiutasse a fare chiarezza. Qual è stata fino ad oggi la posizione della Chiesa su questo punto? Ma dunque, la posizione è stata quella che io direi, per un verso, la difesa di un ideale con la fatica di accompagnare le situazioni che man mano si moltiplicavano nelle rotture, nei disagi. Papa Francesco ha come rivoltato la piramide e ha detto: guardiamo la realtà, l'ideale, chi è che non vuole una famiglia bella e tranquilla? Però purtroppo la storia poi ci racconta situazioni molto difficili. La prima cosa che secondo me dobbiamo evitare in maniera assoluta è quella di fare la categoria. I divorziati e i risposati non esistono, esistono migliaia e migliaia di situazioni che soffrono e vivono problemi talvolta molto gravi, di cui nessuno si preoccupa. Spesso debbono affrontarli da soli, sia nella parrocchia, sia nella società. Se c'è qualche amico aiuta, ma nessuno pensa ai drammi interiori di un marito, di una moglie, al problema dei figli o ai genitori che si trovano i loro figli, la figlia che si separano, o i nonni o i nipoti. E davanti a questa fotografia il Papa dice: dobbiamo stare vicini a tutti con affetto, comprensione e intelligenza. Quindi non stiamo alla ricerca di una regola. La prima comunione che dobbiamo dare loro è quella di sentirli, accompagnarli, aiutarli, esortarli e non lasciarli più. Usa tre verbi: accompagnare, discernere, integrare. Integrare. No? Vuol dire che la Chiesa deve essere davvero famiglia. Quando in famiglia accade un problema, tutti se ne devono occupare. Mentre che cosa accade? C'è una famiglia in parrocchia che ha un problema, magari nessuno se ne accorge.
Questo è un errore gravissimo. Dobbiamo svegliarci tutti, dal vescovo al parroco, al viceparroco, alle famiglie. Dobbiamo sapere se ci sono problemi e magari aiutarli. A volte capita che uno si innamora, prende e lascia, e la donna, magari la moglie poveraccia con i bambini, da sola che fa? Oppure ci sono problemi di lavoro o problemi di incomprensione. Se non si colloquia, se non si parla e se non si ascolta, è un po' come una macchina, la metti in discesa e quando uno se ne accorge forse è un po' troppo tardi frenarla. Ecco perché l'accompagnare, il discernere vuol dire capire e l'integrare vuol dire farli stare insieme, sono i tre verbi decisivi. In questo senso, prima della comunione con l'ostia, mi permetta questo linguaggio semplice, tanto per essere chiari, prima però della comunione con l'ostia c'è indispensabile la comunione tra noi, la comune unione tra noi, altrimenti diventa una regola esterna. E allora, quanti fanno la comunione magari in regola e sono poi cattivi nella vita? A che serve fare la comunione in chiesa se poi vedi i poveri e li abbandoni? Se poi si costruiscono muri di separazione con i rifugiati e non dici nulla? A che serve quella comunione? Mi sembra che è stato chiarissimo, diciamo così. Accoglienza e accompagnamento, e questo è quello che ha vissuto in prima persona Maria Teresa Memme dopo l'esperienza dolorosa della separazione da suo marito. Accoglienza e accompagnamento che Maria Teresa ha trovato nella chiesa, in una parrocchia di Pescara. Il suo racconto è affidato a Gabriella. Grazie e benvenuta Maria Teresa. Grazie. Posso chiederle quando si è separata? Io mi sono separata il 2 gennaio del 2012. Quando si è sposata? Mi sono sposata a ottobre del 1999. Quindi insomma una decina di anni è durato il matrimonio. Che cosa rappresentava Maria Teresa per lei quel sì pronunciato di fronte all'altare? Era un sì per sempre? Sì, per me era un sì per sempre perché io credevo fortemente nel matrimonio, nel matrimonio cristiano e quindi pensavo di aver raggiunto il mio sogno, quello di costruirmi una famiglia insieme a mio marito. E purtroppo così non è stato. Lei prima del matrimonio aveva vissuto un cammino di fede? Sì, io ero in cammino con la mia comunità e poi ho lasciato questo cammino di fede perché per motivi di lavoro di mio marito mi sono trasferita. Per cui poi mi sono soltanto limitata ad andare a messa, non ho continuato un cammino, né abbiamo iniziato insieme un cammino. Ecco, nel matrimonio non sono nati dei figli, questo le ha procurato della sofferenza? Sì, tantissimo, perché io veramente speravo in questa famiglia, speravo di avere tanti figli, perché era il mio progetto di vita, invece così non è stato purtroppo. Maria Teresa, che cosa non ha funzionato? Lei prima ci diceva, io ho lasciato il mio lavoro e ho seguito mio marito per il suo in giro per l'Italia. Sicuramente il fatto che non abbiamo fatto un cammino insieme, non abbiamo fatto un chiaro discernimento prima del matrimonio, e non avevamo gli stessi codici di comunicazione evidentemente, perché io pensavo in un modo e magari non riuscivo neanche a comunicarglielo e quindi poi alla fine abbiamo preso delle distanze. Il 2 gennaio del 2012 la separazione avviene di fatto in modo molto traumatico. Lei ricorda quei primi tempi, quei primi giorni, quei primi mesi? Sì, mio marito dopo un litigio quel giorno stesso è andato via di casa e non è più tornato. E io ho vissuto i primi due mesi proprio nel buio totale. E non vedevo luce davanti a me, avevo perso la speranza. Ma c'era anche in me un malessere spirituale perché sapevo che non era quella la strada che il Signore voleva per me, solo che non riuscivo a comunicarlo nella mia famiglia perché loro mi dicevano hai già tanti problemi, stai a pensare a queste cose. E poi è avvenuto un incontro. Sì, un incontro. Era il 7 marzo. Il 7 marzo una coppia di amici mi hanno portato da questo parroco, Don Valentino, e vai a parlare con lui, vedrai che ti farà bene. Io ho detto, vabbè, ma cioè, non lo conosco, lui non conosce me, io a messa già ci vado, però l'ho fatto per loro. E invece poi da quell'incontro
ne sono scaturiti altri. Sì. Perché lei, insomma, nel frattempo, un po' con i sensi di colpa, perché come diceva Monsignor Paglia prima, è una rivoluzione che colpisce, che fa tante vittime nella famiglia, ci sono i nonni, ci sono i genitori, lei si era allontanata un po' dalla famiglia, da sua mamma, da sua sorella, e insomma incontra Don Valentino Iezzi, che ricordiamo è parroco a San Gabriele della Dolorata, quindi siamo a Pescara, che portava avanti un progetto che si chiama Ricomincio da me. Lì lei si confronta con persone, uomini, donne, separati, divorziati, risposati, che avevano dovuto affrontare un dolore come il suo. Quali sono le maggiori ferite che queste persone portano? Quali erano le sue maggiori ferite in quel momento lì, mentre vi confrontavate e iniziavate questo percorso? Sì, io vivevo dei grandi sensi di colpa per non essere riuscita in questo matrimonio. Vivevo dei sensi di colpa anche di fronte al Signore. Poi la sofferenza è che mi sentivo giudicata molto dalle persone che mi stavano attorno, e mi sentivo giudicata a volte anche da altri preti che non erano Don Valentino, quindi vivevo con grande sofferenza questo tempo. E il sentirsi accolti, noi abbiamo capito nel percorso di Ricomincio da me, che è fondamentale. È il primo passaggio. Sì, il primo passaggio, cioè non essere giudicati e sentirsi accolti. È fondamentale. Provava ancora lei per suo marito in quel periodo, all'inizio del percorso? Sì. Di che cosa pensa che si abbia bisogno quando ci si confronta con questo dolore, con il senso di colpa, anche con il senso del fallimento personale? Di quali gesti, di quali parole? Gesti e parole di accoglienza, sentirsi comunque accolti e abbracciati, cioè far sentire l'amore di Dio incondizionato, nonostante che viviamo questo momento difficile, però essere accolti e amati è fondamentale, non sentirci esclusi. Ecco, e quel non essere esclusi è il passaggio fondamentale che consente di elaborare il lutto, che non significa non provare dolore. E lei, grazie ad un percorso di fede, un cammino che inizia nel 2013, ha cominciato ad attraversarlo col dolore, a farci conti. È un cammino che tra poco si concluderà. Cosa è cambiato dentro di lei? Guarda, innanzitutto io sono rinata spiritualmente, perché avevo abbandonato la preghiera, quindi questo rapporto personale con il Signore. Invece con il cammino di fede ho ritrovato il mio rapporto con il Signore, quindi la mia preghiera, e soprattutto mi ha fatto vedere i miei limiti, e anche i limiti degli altri, e anche accettarli. E soprattutto il cammino di fede mi ha aiutato a non cadere in tentazioni che la vita ti può offrire quando sei in sofferenza, quindi non mi sono persa. E soprattutto, ci tengo a dirlo, mi ha ridato la speranza. Ecco, la speranza. Una speranza che immagino, e glielo domando, sarà stata anche rafforzata ricevendo quel documento lì, l'esortazione apostolica, leggendo Amoris Laetitia. Sì. Che cosa ha rappresentato per lei? Guarda, io sono molto felice che questo Papa è veramente molto vicino a noi separati, ci tiene veramente a cuore, e prego tantissimo perché tutte le parrocchie raccolgano l'invito del Papa e si aprano all'accoglienza dei separati, e soprattutto ci segua in un cammino, perché noi abbiamo bisogno di camminare, di ricominciare a camminare e di sperare, quindi accompagnarci e prendersi cura di noi. Ecco, lei ha ripreso a camminare, ha detto ho ritrovato, ho vinto la tentazione di perdermi, ho ritrovato la speranza. Oggi lei che cosa si aspetta, che cosa sogna per il suo futuro, e soprattutto è un futuro in cui crede ancora nel sacramento del matrimonio? Sì. Dopo un primo momento di sofferenza e di lutto, dove vedevo tutto buio, adesso a me resta vivo il desiderio di famiglia, perché questo era il mio progetto e sogno ancora di poterlo realizzare. Noi glielo auguriamo, e tra l'altro, insomma, lei ha ritrovato anche tutti i legami con la famiglia d'origine, sì, con la mamma, con la sorella, con la nipote. Grazie Maria Teresa Memme, a voi. Grazie Massimiliano. A voi. Grazie anche da parte nostra. Allora, Monsignor Paglia, cerchiamo di decodificare questa storia che abbiamo, sì, sentito. Allora, Maria Teresa, tra le tante bellissime cose che ha detto, ci ha spiegato come si è sentita accolta
nell'incontro con Don Valentino. E questa è la Chiesa in uscita, la Chiesa della Misericordia che vuole Papa Francesco? Esattamente questa. E noi con la testimonianza di Maria Teresa ne vediamo il frutto, cioè di una situazione, di una persona meglio, che era disperata e che ritrova la speranza. Ecco perché la vicinanza, cioè la fraternità, è una delle nuove parole che deve segnare la vita della Chiesa. Noi siamo comunque fratelli e sorelle di chi vive queste situazioni in maniera problematica. Ecco perché preti, vescovi, come Don Valentino in questo caso, o anche famiglie, come la famiglia che ha aiutato Maria Teresa, tutti dobbiamo uscire, dobbiamo andare incontro a chi ha bisogno per riaccendere la speranza. Insomma, devono toccare con mano, attraverso la fisicità della nostra vicinanza, che Dio gli vuol bene, che però non l'abbandona. Però ha aggiunto un'altra cosa, no? Ha detto: io mi sono sentita accolta dalla Chiesa dopo che tanti altri preti mi avevano guardato un po' di sguincio. Allora io le chiedo, il compito di vescovi, di padri spirituali, dei confessori, quale deve essere dopo Amoris Laetitia per accompagnare appunto le persone separate, i divorziati? Riempirsi nel loro cammino, il cuore e gli occhi di collirio. Per guardare meglio. E per commuoversi. Cioè l'Amoris Laetitia e anche l'amore, io mentre raccontavo, io mi sentivo il cuore commosso e l'avrei pure abbracciata, però qui in televisione bisogna stare tutti rigidi, comunque, perché chi di noi non ha bisogno di essere abbracciato, amato, soprattutto nei momenti più difficili? E quando accadono queste tragedie ed uno è solo, noi siamo come quel prete e quel levita della parabola del buon samaritano che continuano. Dobbiamo fermarci, dobbiamo assumerci le responsabilità, e poi parlando si può anche aiutare, anzi dobbiamo aiutarli a vivere positivamente con gli altri. Per esempio riprendere a pregare, riprendere a leggere la scrittura, farli partecipare alla vita della domenica. Non può uno andare a messa e star lì come un banco. Io aggiungerei anche riprendere ad amare. Certo! E allora io le chiedo, quando Maria Teresa avrà una nuova relazione, se l'avrà, quale deve essere l'atteggiamento della Chiesa? Come potrà e dovrà accoglierla? Stare accanto, senza preclusioni, aiutandola a scoprire la bellezza dell'amore di Dio, che è un amore solido, non sentimentale. Non si può giocare con la persona. Se uno gioca con i sentimenti è drammatico. Per questo la vicinanza non è una vicinanza, come dire, superficiale, è la vicinanza di una madre e di un padre che devono far crescere robustamente quel seme di amore divino che c'è in ognuno di noi. Adesso svegliamo anche l'altro ospite che si trova qui alla tavola di Siamo Noi. Do il benvenuto a Giuseppe Capece, divorziato, padre di due ragazze, fa parte dell'associazione Famiglie Separate Cristiane. Allora sì. Giuseppe, innanzitutto le chiedo, per quanti anni è stato sposato? Io sono stato sposato per 6 anni e diciamo sono separato praticamente dal 2007, in cui praticamente si è rotta 9 anni fa. Sì. Si è rotta, diciamo, la quiete familiare, e quindi ho dovuto prendere consapevolezza con questa nuova situazione, mio malgrado, che si andava a creare. E in che modo ha affrontato questo momento, che è un momento comunque doloroso? Sì, è un momento abbastanza di sconforto, anche di disorientamento. Non si riesce tanto a capire quello che sta succedendo, e si cerca di capire, di trovare una nuova strada. Noi siamo pieni, diciamo, di tanti esempi, almeno io li ho visti, per esempio già mia mamma e mio padre che mi rappresentavano il loro amore, e quindi io avevo un modello di riferimento che era quello lì, per esempio, dei miei genitori. Bello solido. Bello solido. E quindi trovandomi invece in questa nuova situazione avevo bisogno di capire invece quale poteva essere il mio nuovo modello, come poter affrontare questa nuova vita con tutte le difficoltà che comportava, per esempio il fatto che avevo comunque 2 bambine. Ecco, perché lei dice che bisogna reinventarsi anche come genitori, che vuol dire? E perché cambia completamente la dinamica familiare, oltre, diciamo, a tutte quelle che sono
gli aspetti emotivi che, sulla quale diciamo, bisogna lavorare, perché è una bella mazzata, diciamo così, che uno si trova a dover affrontare, e quindi anche psicologicamente uno si trova in delle situazioni che magari non vorrebbe vivere, o comunque si trova in degli ambienti dove comunque deve avere un sorriso quando invece non vorrebbe mai averlo. E d'altra parte comunque uno non vuole rinunciare al ruolo genitoriale che ha, no? Quindi vuole comunque essere padre, vuole comunque avere... È difficile? È difficilissimo, è una cosa completamente diversa da quella che mi ero immaginato, perché mi ero sempre immaginato poter condividere gli sforzi educativi, o comunque diciamo anche in un contesto così difficile come quello di oggi, no? Dove le difficoltà che ci sono sono sempre più sono tante, no? Vediamo già adesso, affrontiamo l'aspetto di adolescenti nella quale diciamo ci muoviamo in maniera asincrona, diciamo. Lei, Giuseppe, ci ha fatto capire anche la rivoluzione, no? Nel reinventarsi come padre, anche il senso di solitudine. Mi ha colpito che ha detto: bisogna sorridere quando dentro non ci si sente affatto pronti a farlo, certo. No? Significa che il mondo ha fretta di vederci risolvere, sì, i problemi, no? È per questo che lei a un certo punto ha sentito l'esigenza di avvicinarsi all'Associazione Famiglie Separate Cristiane? Sì, diciamo che quello che io cercavo era qualcosa che potesse rispondere a quella che era una mia esigenza personale, no, non tanto quella degli amici che ti volevano comunque bene e che volevano però che passasse subito, però c'è bisogno di un momento di elaborazione di questo lutto praticamente. Quindi come tanti di noi abbiamo bisogno di capire quello che è successo, di rimetterci, diciamo... Quindi lei si è avvicinato all'associazione. Mi sono avvicinato. E che accoglienza ha trovato intanto nel gruppo? Le tre parole del gruppo sono accoglienza, accompagnamento e ascolto. Quindi diciamo sono state pienamente confermate, perché diciamo era proprio questo quello di cui avevamo, di cui io per esempio avevo bisogno, perché avevo bisogno di condividere con loro soprattutto come ci si comporta in questa nuova vita, chi è che ha avuto un'esperienza come la mia che mi può aiutare nei momenti in cui io sto affrontando un momento particolare della mia vita, come è stata affrontata da qualcun altro. Svolgendo parallelamente un cammino di fede. Esatto, sì. E lì è stato, diciamo, proprio in quei momenti un po' più difficili così, molti di noi dicono: Dio mio, perché mi hai abbandonato, no? Quindi riscoprono anche un senso profondo della fede, perché ritrovano proprio nel Signore, nel Cristo, proprio la sofferenza che anche Lui ha vissuto. Mi sa che Monsignor Paglia vuole chiederle o sì, dirle no, qualcosa. No, non chiedere, perché con Giuseppe ci siamo incontrati varie volte, perché lui fa parte di questo gruppo di separati che non si sono poi risposati. E io personalmente ho voluto parlare di questo durante il Sinodo, della loro testimonianza, che è una testimonianza davvero di grande fede, nonostante le difficoltà che loro vivono. Però per questo io sostengo che le comunità dove voi state devono raddoppiare l'amore, devono raddoppiare la compagnia, raddoppiare la vicinanza. Ecco, questo vuol dire per me una chiesa madre che guarda come il Signore. Io per questo, lui lo sa bene, ci siamo parlati tante volte, ma lo vorrei sottolineare davanti a tutti questo. Io però, Giuseppe, vorrei chiederle questo: se sentirsi di nuovo parte di una comunità cristiana di fatto aiuta a intraprendere un nuovo cammino o no? Certo, è fondamentale, perché da soli si rischia di rimanere chiusi dentro se stessi e non si riesce ad avere un'apertura verso gli altri, a riprendere il cammino e quindi diciamo... E le parole di Papa Francesco, l'Amoris Laetitia, che speranze danno? Che ha vissuto come lei una separazione, fa capire proprio che il Papa è molto vicino a questo nostro dramma. C'è una sensibilità nuova che noi diciamo avevamo visto poco fino adesso, no? in parecchie situazioni. Invece adesso con questa c'è un forte richiamo anche da parte del Papa, quindi a stare vicino, la speranza, a darci speranze, a stare vicino a tante persone, soprattutto nei primi momenti che sono quelli più difficili. E a proposito dell'Amoris Laetitia, Monsignor Paglia, c'è un'indicazione messa in ombra dai titoli dei giornali che su questo hanno speculato e non poco sulla questione dei divorziati, però noi vogliamo mettere in luce questo passaggio, sì. Quando Papa Francesco dice: oggi più importante di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture, sì. E su questo fronte che compito ha la Chiesa?
c'è una sola possibilità, l'ho già detto prima e lo ripeto. Questa esortazione apostolica chiede a tutte le chiese, a tutte le parrocchie, di diventare famiglia e non burocrazia, di diventare compagnia e non, come dire, una sorta di negozio dove si paga il sacramento e lo si ritiene per sé. Quante volte dice, la messa l'ho pagata, è mia. Una follia totale. Una follia pura. Dobbiamo riscoprire che la Chiesa, se diventa famiglia, capisce perfettamente quello che il Papa ha detto. Riesce a sostenere chi è solido, ad aiutare chi è pencolante e a riprendere chi è caduto. Nessuno da un cuore di madre viene escluso dall'amore di Dio. Siamo bene, in chiusura. Sì, grazie bene. Davvero ai nostri ospiti, Monsignor Paglia, grazie Capece per la sua testimonianza. Dopo la pubblicità noi torniamo, non perdete la rubrica dell'albero del bene comune, perché come ogni giovedì parliamo della tutela della nostra casa comune, del creato. Oggi in particolare andremo in un'azienda agricola che produce legumi e non lo fa soltanto perché fanno evidentemente bene alla salute, ma perché coltivare legumi fa soprattutto bene alla terra. A tra pochissimo, vi racconteremo perché.